Salve a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con Davide Calapan. Davide Calopsite, sigla. Allora, continuiamo con la carrellata delle foto delle vostre gabbie. Vi ricordo, prima di iniziare, sotto nel box trovate il link del gruppo che ho su Facebook, Davide Calopsite Official Groups, e in più vi ricordo che sempre sotto troverete il link che vi porta direttamente su Amazon, dove c'è il mio libro Davide Calopsite. Allora, iniziamo subito, non perdiamo tempo. Vi faccio salutare da Uga, Ganga, Uga. Oddio, che piumacciosa, oddio mio. Allora, continuiamo con la carrellata di video, come vi stavo dicendo, delle vostre fotografie, sì, dei video, vabbè, delle fotografie delle vostre gabbie. Iniziamo anche qui, lo dividerò, quindi se non trovate la vostra non vi preoccupate, nel prossimo video l'andrò a mettere. Mi chiedete sempre quando uscirà il prossimo video con dove magari ci può stare la mia gabbia. Vi dico che lo carico una volta a settimana, quindi più o meno 6-7 giorni dall'ultimo video caricato. Detto ciò, andiamo subito, procediamo immediatamente. Allora, adesso parliamo della gabbia di Diego. Allora, Diego ha una bellissima gabbia, è una voliera fatta, semivoliera, fatta a mano, deduco, fatta molto bene. Poi a me queste cose fatte a mano mi piacciono tantissimo. È molto attrezzata, è ben attrezzata. Vediamo un po' se... perché dalla foto non riesco a vederlo. Voglio vedere un attimo il discorso. Posatoi vanno benissimo. Benissimo anche il... c'è la vaschetta dove appunto si può fare il bagnetto. Forse è un po' piccolino, questo non lo so. Benissimo anche le ciotole per mangiare. Insomma, questa gabbia non ha nessun tipo di difetto. Se dovessi trovargli un difetto, cioè io non è che vado a trovare il difetto, è che io vado a dire quello che secondo me è corretto, quello che secondo me è sbagliato. Poi ovviamente siete voi a trarre le conclusioni. Il posatoio dove si trova la tua calapanrite ancestrale va bene, però vedo sotto che hai anche i posatoi classici che vendono con le gabbiette. Questo, male che va, è troppo piccolo. Comunque la gabbia è perfetta, non ho niente da ridire, bella gabbia, mi piace tantissimo. Andiamo avanti, a te ti piace Uga Ughis. Uga Ughissima. Andiamo avanti. Allora, questa era la gabbia di Diego. Adesso andiamo con la gabbia di Domenico. Allora, Domenico, anche la tua comunque è una gabbia bella capiente. Il posatoio, quello centrale azzurrino, secondo me è troppo piccolo per i motivi che voi già sapete. Ti consiglio di alzare le ciotole e metterle alte, sempre per il discorso dell'altra volta. Cioè, le ciotole che contengono il cibo o l'acqua devono stare alte, altrimenti il nostro animaletto con le palucce ci defeca, ci fa cacca sopra. Andiamo avanti. Comunque, la gabbia, bella capiente. Oh, qua abbiamo la gabbia di Fabian. Fabian, questa gabbia è sbagliata. Allora, vi spiego come funziona. Anche per le cocorite, sì, è vero che sono più piccoline, però anche per le cocorite io faccio sempre valere il discorso che, per quanto riguarda il beverino e dove mangiano, non vanno bene questi tipi di accessori. Perché? Perché non avendo il becco a punta è più difficoltoso per loro mangiarci dentro. Mi hai fatto la cacchetta? Quindi, che cosa vi consiglio anche in questo caso? Di mettere le ciotole. Poi è sbagliatissima, seppur carina esteticamente, la gabbia di questo formato. Allora, i cocoriti hanno bisogno, lo scrivo anche sul libro, hanno bisogno di, le cocoriti, gli uccelli in generale, hanno bisogno dei quattro angoli. Cioè, loro in quei quattro angoli ci vanno a vedere anche un rifugio. Una gabbia tonda potrebbe a livello psicologico turbarli. Quindi io la sconsiglio sempre, perché non è adatta. Allora, quante volte magari noi li vediamo che si mettono sul posatoio a un angoletto a dormire? Quello perché? Perché hanno quell'angolo del posatoio dove loro si sentono al sicuro. Tante volte dico anche di coprirlo quell'angolo per farli sentire ancora più protetti, perché è un rifugio per loro in quel momento. Invece avere una gabbia tonda,
che non ha angoli, appunto, è problematico. Quindi io questa cosa la sconsiglio. Secondo me sto scuro. Non lo so. Ma boh, andiamo avanti. Andiamo avanti con Fabrizio. Bella gabbia, Fabrizio, bella grande. Sviluppata in altezza e anche in larghezza. Anche questa ha il suo angolo decorativo sopra, però vede, c'è comunque sotto, c'è, ha proprio il suo... c'ha la parte piana dove ci ha messo tutti quanti i giochini. Poi, anche se questo qui è a arco, però ce l'ha gli angoli, quindi già questa va bene. La gabbia è veramente molto bella, mi piace molto. I beverini li ha messi alti, i posatoi sono giusti. Fabrizio, sta gabbia, te se può di niente. Andiamo avanti. Oh, questa qui invece è la foto di Fede. Allora Fede, io non riesco a vedere bene come è fatta la gabbia perché mi ha fatto la foto troppo vicino. Comunque ti dico che i posatoi mi sembrano corretti. Mi sembra una gabbia tipo quella che feci vedere anche l'altra volta, l'altro video. Cioè una gabbia che sì, è vero che è movimentata, però si sviluppa molto in altezza e quindi va bene. Vedo che ha messo la mangiatoia comunque a vaschetta. Secondo me, da quello che riesco a vedere io da qui, da questa foto che mi hai messo tu, questa gabbia va bene, c'è comunque una gabbia adatta. Andiamo avanti, Filippo. Filippo, bellissimo esemplare, la gabbia per questo tipo di esemplare è perfetta. In questo caso, vedete, ad esempio, i posatoi sono piccolini, ma sono adatti per questo tipo di esemplare. Le mangiatoie e il beverino sono le classiche che ci vengono date all'interno di una gabbia, ma sono adatte per questo esemplare, perché appunto ha il becco a punta. Quindi questa gabbia va benissimo per questo esemplare qua. Ho visto che l'ha messo sopra una scatola, ricordo sempre mai mettere la gabbia per terra, o rialzata in questo modo, o magari anche più alta, però deve avere, l'animale deve avere la visuale come in natura. Sì, in natura loro ci vedono proprio dall'alto, significherebbe noi dovremmo mettere la gabbia attaccata al soffitto, quello no. Però deve, comunque non deve stare mai bassa, che loro ci vedono dal basso in alto. O ci vedono alla loro altezza più o meno, oppure ci devono vedere dall'alto. Quindi questa gabbia comunque va benissimo, e il fatto che l'hai messa qua sopra va bene, nel senso che è abbastanza alzata. Poi penso che sia un metro e qualcosa questi pescatori d'aria. Ok, Filippo, perfetta. Filippo 2, un altro Filippo. Bella gabbia anche questa. Questa gabbia qua queste sono delle gabbie che penso che l'hai proprio comprata così da esterno. È una bella gabbia capiente, c'entra tutto, sia larghezza che lunghezza, va benissimo. Hai messo le ciotole, se non mi sbaglio. Non sono d'accordo ovviamente con il beverino per il discorso che già sapete voi. Non riesco a capire dalla fotografia i posatoi, vediamo se mi avvicino. Allora, che poi i posatoi... Ah no, sono corretti. No, sono corretti. Allora, ho notato che spesso i posatoi sono errati, nel senso che sono più piccoli rispetto ai esemplari. I posatoi costano veramente 2 soldi. Non dico di farli voi artigianalmente, perché dovreste trovare un determinato ramo che non danneggi l'animale, e quindi queste sono cose che bisogna saper fare, eh? Non possiamo improvvisarci. Allora, andiamo avanti. Questo era Filippo, un altro Filippo. Poi abbiamo Francesco. Allora, Francesco, io la gabbia, secondo me questa è una gabbia anche capiente, non riesco a vedere però il tipo di esemplare, se mi avvicino l'immagine, perché in base all'esemplare ti posso dire tutto quanto il resto. Allora, non riesco a capire che esemplare hai. Dal nido potrei pensare che comunque non è una calopsite, quindi potrebbe essere un esemplare di grandezza piccola. Allora, in questo caso va benissimo la gabbia, va benissimo la gabbia, va benissimo anche il beverino. Peccato che non vedo il tipo di animale, quindi non saprei dirti. Vabbè, per una calopsite non andrebbe bene nulla, cioè nel senso, la gabbia sì, però i posatoio, il beverino, dove mangiano, sono tutti estremamente piccoli, anche il nido, per una calopsite. Se invece tu hai un altro tipo di esemplare, più piccolino, tipo di pantini mandarini, va benissimo. Solo che ti consiglio di non mettere, vedo che hai le mollette messe basse, no, mettile sempre alte, di rimpetto a un posatoio, perché troppo basse non va bene quando loro vanno a mangiare. Andiamo avanti. Adesso invece abbiamo la gabbia di Giacomo. Allora Giacomo, da questa prospettiva non riesco a capire che tipo di gabbia è. C'è la dimensione e tutto, pulitissima sta gabbia. Però... ovviamente vedo il dove mangiano, che come dicevo prima non va bene, però questa ad esempio è una buona occasione per parlare di questa tipologia di posatoi,
che vanno molto in voga. Allora, vedete, sono dei posatoi di plastica. Sono dei posatoi di plastica che per questo tipo di animale non va bene. Guardate le zampette, ad esempio. Vedete? Cioè, non prende un terzo del posatoio, ma bensì lo avvolge quasi completamente. Quindi vuol dire che è troppo piccolo. Ecco perché io lo sconsiglio sempre, questo tipo qua di posatoio. Non riesco a capire, Giacomo, la dimensione, però ti faccio complimenti perché la gabbia è molto pulita. Andiamo avanti. Mi hai cagato? No. Andiamo avanti con un'altra gabbia di un altro Giacomo. Bella gabbia, bella grande, si vede benissimo. Va bene i posatoi. Non sono ovviamente d'accordo sempre col discorso dei beverini e deduco anche che dove mangiano sia lo stesso. Ecco, infatti sì, sono qua di lato. Qui l'unica cosa che andrei a sostituire sono appunto dove mangia e i beverini. Li metterei ovviamente più alti, se no la gabbia è una bella gabbia capiente. Poi andiamo avanti con Gioele. Allora Gioele, questa gabbia artigianale, si vede, l'hai sviluppata in lunghezza e ci può stare. Ci può stare perché loro saltano, camminano di là. Allora, le calopsidi che fanno, se ci avete fatto caso, o camminano in orizzontale o camminano in verticale, arrampicandosi. Quindi o la mettiamo per lungo o la mettiamo ad altezza, va bene, però l'importante è che comunque abbia sempre una buona dimensione. Poi l'unica cosa che io qua ti vado a bocciare sono i posatoi, li hai messi troppo bassi. Loro non sono abituati a questa altezza, devono stare molto più alti. Ho capito che a te ti rimaneva più comodo perché fatta artigianalmente li hai poggiati direttamente sul legno. Però non va bene, comunque questa non è una posizione corretta, devi trovare un modo di metterli più alti. Magari ti potrei consigliare sulla parte superiore, falla ad altalena. Da una parte all'altra, fai scendere due stecche e ce li metti, perché così non va bene, è troppo basso. Non vedo le ciotole, che, ma non vedendole neanche appese, anche quelle te le vado a bocciare. Le ciotole devi trovare il modo di metterle alte, che così non va bene. Andiamo avanti. Isidoro, bella gabbia, artigianale, bella sviluppata sia in larghezza che in altezza, perfetti posatoi. Vediamo i beverini e tutto questo, che solitamente vi vado a rompere le scatole su questo. Allora, vediamo Giacomo, vediamo Isidoro invece come sta messo. Perfetto, alla ciotola dove mangia, non riesco a capire, il beverino mi sa che non va bene però, la ciotola invece dove mangia sì, sulla stessa ciotola, un'altra, ci metti l'acqua, perfetta questa gabbia, sono alte, va bene i posatoi, questa gabbia è perfetta, non si può dire niente. Andiamo avanti. Con Ivan. Allora Ivan, la tua gabbia è sbagliata. Questa gabbia qua praticamente è una gabbia adatta per o gli amanti mandarini, quindi comunque degli animaletti di media dimensione, di piccola dimensione, scusate, oppure per le cocorite, per l'accoppiamento in particolare, perché se ci fai caso questa è una gabbia che può essere suddivisa in due parti. Per una calopside è troppo piccola, sono piccoli posatoi, non vanno bene le ciotole dove mangia e neanche i beverini. Questo dissi anche a un altro video, questa gabbia qua è troppo piccoletta. Appena puoi, tanto alla fine le trovate pure a basso costo, dovete chissà che compra, prendila perché questa qua è piccolina, eh. Questa era Ivan. Andiamo avanti con Johnny. Johnny, bella voliera, non gli si può dire assolutamente niente. Bella sotto ogni punto di vista, all'aperto, col lato protetto dal vento, con la protetta dal sole. Bei posatoi, bei beverini e mangiatoi e messe alta sta gabbia. Johnny, non ti si può dire niente. 10 più. Gabbia, questa è una voliera a tutti gli effetti. Bellissima, bellissima. Andiamo avanti. Leonardo, anche la tua è una gabbia, mi sembra abbastanza bella capiente, no, è perfetta per quanto riguarda la dimensione. Poi vedo, hai messo tutto quanto all'altezza giusta, io mi avvicinerei per capire meglio. Ah no, eccole qua. Allora, le ciotole basse, va bene che l'hai messo in questo tipo di ciotola, però lo devi alzare perché è troppo basso. E, caro Leonardo, non riesco a capire le dimensioni dei posatoi. Quello verde mi sembra che va bene, questi bianchi ovviamente no, sono troppo piccoli. Anche questi verdi sotto,
Quindi, no, no, i posatoi sì, a parte quello verde in alto scuro, gli altri sono tutti troppo piccoli. Sistemato quello, la gabbia è ottima. Sistemato quello e l'acqua. E dove mangia? Lo devi mettere più alto. Ah, guardate un po' qua, questa gabbia qua, non ci avevo fatto caso. Questa praticamente ha due tettini sopra la ciotole, così che l'animale non ci fa la cacca sopra. In questo caso va più che bene. Anche se io sono dell'idea che il pappagallo si trova meglio a mangiare sempre in alto piuttosto che per terra. Calcolate che loro mangiano dagli alberi. E questo era Leonardo. È vero che mangiate dagli alberi. Andiamo avanti. Non l'avevo mai visto la tettoia sotto. Buono però, ottima idea. Andiamo avanti. Lorenzo, allora Lorenzo, qui abbiamo due cocorite. Da quello che vedo dalla fotografia. Ad esempio, le posatoi, questi qua classici per le cocorite vanno bene perché sono molto più piccoline. Però il beverino in mangiatoia, vabbè, no. Però vi dico che, Giacomo, dai Leonardo, Lorenzo, scusa, mi sono avvicinato con il nome, dai una pulita sta gabbietta. Però vi dico che questa mi sembra una gabbia ugualmente tonda e non va bene per i motivi che vi stavo dicendo prima. Secondo me, sto video è scurissimo. Vabbè, dobbiamo vedere fondo, dobbiamo vedere la faccia mia. E questo era Lorenzo. Allora. Lo finiamo qua questo secondo video, quindi questa seconda parte. Ripeto, non posso mettermi tutte le gabbie perché sono tante e a me fare i video di 20, 30, 40, 50 minuti non mi è mai piaciuto perché secondo me diventa di una noia impressionante per quanto l'interesse ci possa stare per i nostri amichetti. Mi è stato chiesto a che pro fare questo tipo di video. Questi tipi di video sono la condivisione che noi andiamo a fare con voi. Cioè, voi mi fate vedere le vostre gabbie, mi dite la vostra e io vi dico la mia. È importante perché anche per chi va a guardare, oltre i proprietari delle gabbie, possono avere degli spunti, delle idee, possono comunque, cioè diventa utile per loro sapere, che tipo di gabbia è corretta, che non è corretta. Ecco perché nasce questo video. E poi è uno scambio che ci facciamo amichevolmente. Invece che venire a casa vostra, voi a casa mia a guardare le gabbie, ce le mandiamo in maniera virtuale, per la nostra famiglia virtuale. Allora, dicevo che finisce qua questo video, non vi preoccupate per quelli che ancora non ho messo. Tra una settimana andrò a caricare l'altro video, lo faccio e lo carico. Questo perché? Perché non posso, come dicevo prima, fare un video di 20 minuti, se no vi abbotto sicuramente. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, fate i bravi. Vi ricordo il gruppo su Davide Calopsite Official Group su Facebook, è privato, quindi comunque dovete chiedere l'iscrizione, tanto ve l'accetto. Vi ricordo mi potete seguire anche su Instagram e vi ricordo, se trovate il link su Amazon Kindle, c'è il mio libro Davide Calopsite. Detto questo, ci vediamo alla prossima, fate i bravi, Uga, Ughissima, ciao!